di Nova. Che adesso è tornato ad essere lento. Allora, però prima di tutto ciò andiamo a leggere i rapporti. Ah, tra l'altro vedi, manca un membro del... Allora, aspetta, gruppo. Chi è che manca, scusami? No, non manca nessuno. Solo non si vedono i due leocorni. Ah, qui manca il membro del gruppo. E qui chi dobbiamo mettere? Qualcuno che raccolga, giusto? E chi è bravo nella raccolta? Nella raccolta, chi c'è nella raccolta? Su. Uno. Ci sei tu. Ah no, ma qui serve forza fisica. Ah, e dillo subito. Forza fisica. Oddio, ci sei tu che sei S. Va bene, vai tu. Spedizione. Ok, così loro farmano gli oggetti mentre siamo a posto. Allora, vediamo se sono spuntati nuovi personaggi, perché a sto punto mi è venuta la psicosi a me. Fatte. No, niente, nessun nuovo personaggio. Ma l'ho detto, ormai secondo me i reclutamenti sono finiti. I reclutamenti sono finiti. Che ci fa Kogen in party con me? Ah, è vero, lei non la posso portare, porca miseria, perché è nell'altro gruppo. Vabbè. Niente, dobbiamo muoverci più lentamente. Anzi, aspetta, intanto salviamo però. Questa parte, sinceramente, vorrei evitare di rifarla. Ora sicuramente si aggiungeranno i soldati di Norristar. Oddio, che è quello, l'elfo? Sono pronto. Ah, guarda, c'è l'elfo. Molto bene. Iniziamo parlando della situazione attuale. Ottimo. Possiamo iniziare dicendo che ho parlato fino alla nausea per convincere... Non mi hai convinto per niente. Sono qui perché il destino della nostra intera razza è in pericolo. Lakian. Guarda che figo, sembra Legolas. Sei il comandante Nova, immagino. Il mio nome è Lakian. Arcadius Fawud. Sono qui in rappresentanza del clan Fawud e del tavolo dei saggi degli elfi. Siamo stati informati della ricerca sulla lente runica dell'impero, dei rapimenti del Gran Bosco e delle abominevoli violazioni della Lega delle Nazioni. Gli elfi non faranno finta di non vedere. Vogliamo unirci all'alleanza. Oh, che bello, vedi così. Capo del clan Fawud, eccolo qui. Altro elfo. Easy. La vostra forza e il vostro coraggio sono i benvenuti, grazie. Ok, nessuno vuole darmene il merito almeno un po'? Questa storia non c'entra nulla con te. Ho chiesto agli elfi di nascondere il loro esercito nella foresta. Non vogliamo rivelare le nostre intenzioni all'impero troppo presto. Ci sono delle forze minori nel territorio della Lega che si sono dichiarate a favore dell'alleanza. Purtroppo molte hanno fatto lo stesso per l'impero. Sono riuscito a portare molte delle truppe rimaste a Euchiris e Norristar qui al castello. Tuttavia è stato impossibile rintracciare il generale Electra e il capitano Maxim, che sono rimasti ad Atrabalt, e il re Sallas, che è fuggito dalla città. Il generale ha avuto molto coraggio. Ci sono voci su altri gruppi che continuano a opporsi all'impero. Purtroppo ci resta poco tempo. Dobbiamo provare a rintracciare il più possibile prima di scontrarci con l'impero. Sì, non è mai troppo tardi per provarci. Ok, quindi in teoria noi adesso come reclutamenti dovremmo essere a circa 115, se non sbaglio.
Quindi se Elektra e Maxime sono gli altri due, sono a 117. E poi me ne mancherebbero tre. Ah, quindi è lì che si nascondono quei ratti dell'alleanza. Dal suo aspetto non sia stata costruita partendo da una cittadella abbandonata. Lascio l'edificio intatto, sua grazia? No, presto questo castello sarà la loro tomba. Non mi serve tutto questo calvario. Non riesco a credere che quei testardi sciagurati stiano provando a ostacolare il corso della storia. È un castello di stupidi. Ah, potrebbero esserci anche i due dragoni, effettivamente, che possono unirsi a me. Quindi in teoria sarebbero a 119 più 120, che sarebbe Lin. Quindi in teoria li abbiamo veramente presi tutti i personaggi. Vedi, perché quello là il drago fa secondo me si unisce a noi. Mando un messaggero per chiedere loro di arrendersi. Se avessero voluto arrendersi l'avrebbero già fatto. Quindi li attacchiamo senza pietà. Hai obiezioni, generale Goldwyn? È vero, c'è anche Goldwyn che potrebbe unirsi alla causa. Da quello che ho capito, ci sono molti bambini nell'alleanza. È necessario sprecare così delle giovani vite? Il generale scelto per difendere l'impero si preoccupa delle vite di cuccioli che sono a malapena in grado di difendere la propria patria? Fortunatamente per te, generale, il tuo imperatore ha già preso la sua decisione. So che obbedirai. So qual è il mio posto. Narungard, dove si trova quel tuo orribile cadavere? Un attimo. Salve, Duke Aldrich. Sarà felice di sapere che i ratti che si sono intrufolati a casa mia adesso stanno nutrendo la mia amata. Le assicuro che i suoi piani procederanno senza ostacoli. Oddio, ma... Forse questo era in contemporanea prima di ucciderlo, praticamente. Sarà meglio. Sì, perché effettivamente, diciamo, sono due ha preso lui le sembianze. Lo sta controllando lei. Niente paura. Niente male. Ah no, vedi, allora avevo ragione. È coso, Marcus. Vedi che ha preso le sembianze. E privare il mondo del mio viso incredibilmente bello? Pessimo suggerimento. Ti do 10 punti per la tua autostima imperturbabile. Anche io preferisco che i miei schiavi abbiano un bel aspetto e mi merito il meglio. Sono io che non comprendo? Ci hanno messo un bel po'. Pensavo che avrebbero attaccato molto prima. Preghiamo solo che avere tempo in più ci aiuti a vincere questa guerra. Adesso non resta che attendere il segnale. Penso che tornerò al castello. Al resto ci penserai tu, Marisa. Cosa? Ehi, non è giusto. Alla fine ci hanno trovati. Sì. Ma non così velocemente come pensavamo. Grazie al loro ritardo siamo riusciti a prepararci meglio. A proposito, ho preparato altri soldati che sono stati salvati. E io ho addestrato le nuove reclute nel migliore dei modi. Le truppe sono anche vestite ed equipaggiate con il minimo indispensabile per la gioia dei miei artigiani e mercanti. Ho finito di preparare il rituale magico che useremo per mandare il segnale a Marisa. Ci sono volute delle modifiche per canalizzare il messaggio giusto tramite il Menhir, ma sono così perfetta che ci sono riuscita al terzo tentativo. Sarebbe stato più difficile se non fosse che qualcuno ha già eseguito un rituale simile in quel luogo. Ci sarà uno scontro finale con l'impero? Ah, farò del mio meglio. Rimandiamo quei cattivi a casa loro, cugino. Ma se perdiamo... Non perderemo. Non accadrà, giusto, Sein? Giusto. Questa volta fermeremo Aldrich a tutti i costi. C'è chi dice che la vittoria e la sconfitta siano distanti appena un soffio. Io dico che la vittoria è di disimpegni di più. Ce lo siamo meritati. Eh già, adesso non ci fermerà nessuno. Possiamo farcela. Il nemico sta ancora preparando le truppe. Fino a domattina non ci sarà nessuna battaglia. Sfruttiamo la notte per recuperare le forze e il coraggio. Abbiamo fatto il possibile. Non resta che vincere. Allora, buona fortuna per domani. Ok, riposati un po'. Boh, a me io non so se effettivamente recuperare.
Però vabbè, andiamo avanti, perché io do per scontato che siano questi. Io do per scontato che siano questi. Vedi, ora qui siamo praticamente senza obiettivi e mi sa che dobbiamo o dobbiamo uscire fuori o dobbiamo sì, sicuramente dobbiamo triggerare. No, da qua non mi fa uscire. Ah, e allora forse dobbiamo andare sul tetto. C'è la classica scena dove devo andare sul tetto, vero? Immaginavo. Maestro Sein? Nandai. Sì, Yaelo? Volevo solo ringraziarla di nuovo per averci salvate. Vabbè, sì, proprio gliela sta buttando in faccia. Così, proprio dire. Non me lo merito. Non sono riuscito a salvare la tua famiglia. E in veste di cittadino dell'impero ti devo molto di più. Per questo vincere la battaglia di domani è così importante. Difenderemo le vite di innumerevoli persone. Non solo quelle del tuo villaggio, ma la gente di tutta la Lega delle Nazioni. Anche i cittadini dell'impero devono essere salvati dalle ambizioni del tiranno, e io penso che possiamo farcela. Anche perché effettivamente, cioè io qua mi sto difendendo, mentre invece poi dovremmo essere noi ad invadere l'impero, ad invadere la capitale imperiale. Perché così dovrebbe finire in realtà, cioè è sempre così che vanno a finire queste storie. Perché noi adesso qua ci stiamo difendendo, però poi saremo noi talmente forti che li invaderemo. Quindi non siamo ancora alla fine qua. Lo penso anch'io. E pregherò che torni sano e salvo. Ci servirà tanta fortuna se vogliamo farcela. Quindi, qualsiasi preghiera tu dica mi farà sentire più forte. Nova? Ah! Oddio! Ecco, si è imbarazzata. Ecco, possiamo stare insieme, amico mio. Ciao, Nova. Io, beh, scusa l'interruzione. In che senso? Nova, ricordi la nostra prima conversazione nelle rovine runiche? Sì, c'era un'aria tranquilla, proprio come ora. Ma guarda come sono cambiate le nostre vite. Eri l'ultimo arrivato nella guardia e adesso sei il comandante dell'alleanza. E io ho lasciato l'impero per combattere al tuo fianco. Già, è proprio strano. Sono stato così distratto da tutto quello che è successo che non so più ricordare il passato. Ah, beh, almeno non sei cambiato molto. Adesso fai le cose più in grande, eh? Oh, è solo così che sono cambiato? Eh? Quando ci siamo incontrati, pensavo che la mia strada fosse cercare la fama e vivere per la mia famiglia. Mio padre aveva riposto tutte le sue speranze sul mio fratello maggiore. Quando morì sul campo di battaglia, il dolore distrusse mia madre, che si isolò. Quel giorno decisi che dovevo fare un passo avanti. Vivevo così ciecamente per la mia casa da arrivare al punto di usare la mia lama contro di te, amico mio. Era come se ogni decisione presa fino ad allora fosse stata sbagliata. E adesso non so più chi sono. Davvero? Vedo la stessa persona di sempre. In che senso? Qualcuno con un... Beh, direi un credo, o un codice forse. Hai dei valori che segui a ogni costo. L'ho visto quando ti ho incontrato nelle rovine runiche. E quando abbiamo lottato a Eltiswise. E lo vedo anche adesso. Un codice. Sì, voglio dire... No, vaffanculo, è saltato. Ma incontrare un uomo come te, un uomo con obiettivi e principi, è stato sconvolgente e ti ammiravo per questo. Allora, perché continui a combattere questa guerra e non dirmi per ficcanasare? Perché sappiamo entrambi che non è solo quello. Mia madre è morta quando io e Lin eravamo piccoli, quindi ci ha cresciuto mio padre. Ha fatto tutto lui. E un giorno, puff. Se n'è andato anche lui. Dei banditi hanno assaltato il villaggio e lui ha deciso di difenderlo e...
Da bambino non riuscivo a capire perché l'avesse fatto. Anzi, lo odiavo per questo. Odiavo il fatto che si fosse fatto carico di quel problema, anche se non doveva. Cosa stava cercando di ottenere, che fosse più importante di noi? Volevo davvero comprenderlo. Capisco. Gli hai trovato la tua risposta? Già. Alla fine sono più simile a lui di quello che pensavo. Non sarei qui se quel giorno non avessi difeso me, Lin e il resto del villaggio. Ed è per questo che adesso faccio lo stesso. Beh, non dimenticare che c'è tanta gente pronta a lottare anche per te. Incluso me. Che bello però che hanno creato una storia dove appunto, diciamo, i protagonisti sono effettivamente così legati, sono così amici, perché c'è sempre stata questa, diciamo, pseudo rivalità alcune volte tra protagonisti. Cioè, a me l'esempio che mi viene più lampante è sicuramente, ripeterò sempre alla sfinimento, Shuikoten 2, dove c'è Joey che nel nostro gruppo praticamente sta insieme e poi addirittura ci tradisce per diventare praticamente il boss finale, il cattivo finale. Qua invece è stato proprio al contrario. Cioè, abbiamo avuto Sein che è stato il nostro avversario, il nostro rivale, però poi dopo si è unito a noi, cioè è diventato appunto un nostro seguace, cioè un nostro collaboratore fondamentalmente. E questa cosa mi piace un casino. Grazie Sein. Sono felice che domani sarai il mio fango in battaglia. Ah, guarda che bello. Se restiamo insieme, non possiamo perdere. Oddio, sembrano un po' forse troppo affiatati, eh? Forse c'è una ship un po' troppo accentuata tra loro due, però è comunque una bella amicizia. Devo andare, Nova. Voglio riposare prima di domani. Giusto. Boh, alcune volte sembra che Sein sia quasi innamorato di Nova. Cioè, da come ne parla, da come sembra quasi che ne sia innamorato. Perché avevo quella che mi faceva correre veloce. Ah, ecco, vedi? Ora mi fa parlare con gli altri. Vedi, si era buggato. Nova. Dove sta andando? Va tutto bene. Sono un po' in ansia per domani, non riesco ad addormentarmi. Pensavo che parlare con Periel mi avrebbe aiutato a calmarmi, ma quando sono andato a trovarlo lei non c'era. Neanche Jean Kiss sapeva dove fosse, quindi sto cercando di capire dove potrebbe, voglio dire. Sì? Non è da te, giusto? No, penso che ti sia fatto l'idea sbagliata. Oh, cielo. Però sono davvero preoccupato. Da quando sono arrivate quelle truppe imperiali che la vedo molto scossa. Spero che non sia accaduto nulla di brutto. Ma credo che si fidi di te, quindi se la vedi potresti farmelo sapere? Certo, lo farò. Bene, mi sento inutile. Capisco perché non si fida di me. Chissà dove è andata, Periel. Cucciolone. Sei un cucciolone innamoratone. Vedi, lei non c'è. È venuta veramente nella mia stanza a darmi la carica per domani? Mi è venuto a portare la carica per domani per Riel? Non ci credo. Lian la ammazza se fa una cosa del genere. Ah. Vedi? Ora sto parlando di nuovo con tutti. Ehi, Noah, dovresti essere a letto. Scusa, Lian. Divertente, detto da una ragazza che non riesce a dormire per l'emozione. Mimi, non dirglielo. Una rete di bugie. Una rete? È solo una piccola bugia, è praticamente solo un filo. I fili si annodano. No, non è vero, loro... Scaricano l'ansia prima di... Divertente però. È come se ci fossimo incontrati solo ieri. La vita è così. Il tempo passa senza che ce ne accorgiamo. E un giorno ti guardi intorno e ti chiedi cosa sia successo. Già, suppongo che sia così. Ehi, Noah. Domani, dopo aver vinto e mandato a quel paese l'impero, cosa farai? Onestamente non ci ho pensato più di tanto.
Davvero? Ok, ok. Allora stammi a sentire. E se formassimo una nuova guardia, potremmo dare la caccia ai mostri, insegnare una lezione a due briganti. Così, per divertirci. Sembra davvero divertente. Sì, vero? Ci stai? Devo completare il mio viaggio con la spada. Ma immagino che non sarebbe un problema se venissi con voi per un po', in onore della nostra amicizia. Davvero? Wow! Dobbiamo includere anche Gar. Bene, adesso che ho qualcosa su cui sperare me ne vado a letto. Domani ci attende una grande vittoria e cose così, giusto? Buonanotte. Con le gambe a cartone animato. Non cambierà mai. No, probabilmente no. E neanche tu. Sei forte come una roccia. Probabilmente è per questo che molta gente ti supporta. Per quanto mi riguarda, mi hai permesso di affrontare un incredibile viaggio in veste di spadaccina e te ne sono grata. Oh, io non ho fatto nulla di speciale. Beh, forse vado anch'io. Dopotutto non posso maneggiare una spada con le braccia stanche. Giusto. Vinceremo, Nova. Sicuramente. Oh, ehi, ho dimenticato una cosa. Quando formeremo la nostra nuova guardia, io rivolgo il mio titolo di membro senior. Certo, capo. Adesso ti riconosco. Vediamo se possiamo... Ah, no. Oia. Non riesci a dormire, comandante? Non credo di dover insistere su quanto sia importante riposare prima di domani, giusto? Sì, lo so. Marriage, dimmi una cosa e non mentire. Abbiamo possibilità di vincere? Bene, immagino che ti meriti una corretta valutazione delle nostre probabilità. Se tutti i nostri stratagemmi avranno successo, avremo 3 probabilità su 10 di vincere. 3 su 10? Wow. Già, wow. Detto ciò, e non lo sto dicendo solo per tirarti su di morale, penso che vinceremo. Davvero? Il fatto è che non è possibile comprendere la gente solo in base a numeri o semplici informazioni. Secondo me, questa è la parte più affascinante della vita. Essendo uno stratega, guardo i numeri, analizzo le strategie e ti dico 3 su 10. Ma quando vedo quanto si sono impegnati tutti quanti per domani e con quanta determinazione affronteranno la sfida, la penso diversamente. Penso che la vittoria sia decisa da ciò che abbiamo dentro e sarà grazie ai nostri cuori e spiriti che ne usciremo vittoriosi. Quindi questa è la mia risposta. Non in veste di stratega, ma di un semplice uomo di nome Merridge. Sono felice che tu me l'abbia detto, perché penso anch'io che vinceremo. E allora così sarà. Adesso devo andare. Dopotutto non ho solo un piano di battaglia da preparare, ma anche un banchetto per la vittoria. Fai del tuo meglio. Sì, quindi praticamente sto rifacendo di nuovo il giro praticamente di tutti quelli che sono lì presenti e... Qua non ci possiamo andare. Tra l'altro per Riel non si sa dove è finita. Qui c'è qualcun altro. Ah, qui c'è Hildi. Buonasera, Nova. Non riesci a dormire? Faccio una passeggiata. E tu, Hildi? Sto ricontrollando tutto prima di domani. Non possiamo permetterci di commettere neanche un errore in battaglia, una battaglia così importante. Già. Sai, all'inizio avevo i miei dubbi nei confronti del tenente di Sein. Quando mi ha detto che avrebbe abbandonato l'impero. Avevo dedicato tutta la mia vita alla carriera militare e per me il tradimento era una cosa inconcepibile. E allora perché l'hai fatto? Perché ho un debito con la casa Kessling e con il padre di Sein. Anzi, è proprio così che sono finito ad aiutare Sein. Sembrava sempre combattuto, sia quando ero in missione che sotto il comando del Duca Aldric. Sono sicura che fosse combattuto a causa della sua decisione di andarsene. Ma quando l'ha fatta è come se le sue catene si fossero sciolte. Era finalmente libero di lottare per i suoi valori. E vedevo che era felice. Ed è per questo che sono andato con lui. Vederlo così felice rendeva felice anche me. Vabbè, palesemente innamorata. Ti siamo molto grati di aver avuto una buona influenza su Sein. Oh, non ne sarei così sicuro. No, è vero. Quindi da parte del tenente permettimi di porgerti i miei più profondi ringraziamenti.
Lei ha aiutato a scoprire che poteva crearsi la sua strada. L'hai liberato. Oh, non saprei. Sembra un po'... Un attimo, davvero? Adesso torno al lavoro, comandante. Non restare sveglio fino a tardi. Ci serve in ottima forma domani. Sì, signora. Vabbè, lei è palesemente innamorata di Segno, ovviamente, anche se... Fa il suo dovere, ma... Sappiamo benissimo cosa vorrebbe fare. Ehi, Nova, prendi un po' d'aria? Non sarebbe una cattiva idea fare un sonnellino, però. Lo farò. Domani la vita di tante persone sarà a rischio. Lo so, Gar. È una grande responsabilità che sono pronto ad assumermi. Non ne ero preoccupato. Devi solo tenere la testa alta, come fai sempre. Noi letteremo con te fino all'ultimo. Grazie, Gar. Ringraziami dopo che avremo vinto. Nulla riempie la pancia di un mercenario come un buon pasto dopo una dolce vittoria. Quindi ci servono razioni extra di entrambe le cose, ok? Ottimo piano. Quel maledetto impero non ha alcuna possibilità. Notte. Oh, e vai a dormire. Sì, re, sì, mamma, sì, papà. Sì, mamma, sì, papà. Sì, mamma, sì, papà. Ora vado a letto. In tutto ciò dobbiamo ancora trovare Periel. Che secondo me è dentro la mia stanza, pronta ad aspettarmi. Vedi? Perché non posso andare da nessun'altra parte. Vediamo se posso andare di qua. No, qui non mi ci fa andare. Io ho l'impressione che Periel sia lì. Io credo che Periel... No. Non c'è Periel qua. E dov'è Periel? Non l'ho incontrata. Ah, guarda dov'è. Cielo, che ospite. Sei l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere qui. Una giovane donna tutta da sola in un accampamento nemico. Sei fortunata che i miei ufficiali ti abbiano vista e segnalata. È più difficile che eliminiate una donna senza pensarci. E poi, a volte bisogna attraversare il fuoco per raggiungere l'acqua. Che vuol dire? Presumo tu non sia qui per arrenderti. No. Gli altri vogliono combattere domattina, a prescindere dalle nostre possibilità. E allora perché? Voglio togliermi fuori da questa stupida situazione. Oh no, che cazzo sta facendo? Vuoi arrenderti da sola? Ovviamente no. Ma preferirei spezzarmi le gambe da sola che attendere che sia il duca a farmi inginocchiare. Vai al dunque. Prima della battaglia di domani, in mezzo alla confusione, prenderò molti dei miei servitori di vecchia data e fuggirò da questo posto. Sono qui per assicurarmi un passaggio sicuro. Quali sono i termini? Dopo l'inizio della battaglia, ma prima che Kenan assalti il castello, voglio che mi garantiate che potremo passare in sicurezza. Abbandoneremo gli altri all'ultimo minuto e quando le vostre truppe saranno ai cancelli, l'alleanza non potrà seguirci. Sei l'unica capace di venire qui per garantirsi la libertà, ma senza nulla con cui contrattare. L'intera fortuna della casa Grum è nascosta in un cavo segreto a Eltiswise. È tua se la vuoi. Un'offerta allettante. Tuttavia, così il nome di casa Grum sarà disonorato per sempre. Ho cose più importanti da proteggere rispetto all'onore e alla gloria. E questo secondo me è un piano di Merridge, perché lei prende le truppe, le porta via e poi tipo fa tipo una sorta di imboscata, va alle spalle con gli elfi nascosti tra i boschi, no? Quindi potrebbero fare una sorta di gioco al contrario. Che mi diano della codarda, almeno sarò in vita e potrò sentirglielo dire. Ecco, questo è l'anello con il sigillo di casa Grum, giusto per addolcire il piatto, se non sei ancora convinto. Siamo d'accordo? Non è un segreto che per voi umani la vita sia più importante di tutto. Molto bene, abbiamo un accordo. Voglio solo vedere quello sciagurato di Salas Berrand implorare per la sua vita. Vedi, c'è anche lui che secondo me... Ho mandato via gli altri.
adesso siamo al sicuro. Ah, il papa di Sein. Grazie per avermi incontrato con poco preavviso, generale. Ho qualcosa da farle vedere. Ah, forse sono le prove dell'assassinio dell'imperatore. Avevo l'impressione che casa Kessling fosse dalla parte del duca Aldrich. In quanto leader della mia casa, la sopravvivenza della mia famiglia è una mia responsabilità. Ciononostante, hai cambiato idea. Ho chiesto aiuto ad alcuni dei nobili che si oppongono al duca, proprio sotto il suo naso. E ho usato un collaboratore dell'ufficio dei servizi segreti per mettere le mani su questo. Cosa abbiamo qui? È vero? È riuscito a tenere questo sigillo nascosto al duca. Non c'è bisogno di dirle che è autentico. Ah, sarà forse qualche disposizione, qualche cosa dell'imperatore prima che venisse ucciso. Ti sei cacciato in una situazione pericolosa, Craig. Forse. Ma non mi importa da che parte stia. Mio figlio è sempre mio figlio. Vedi, lui sta facendo per proteggere suo figlio. Qua ci sono tutte le trame più pazzesche adesso. E là, Nova, sei pronto per il grande giorno? Potrebbe essere il giorno più importante delle nostre vite. Non permetterti pressione, anche se probabilmente lo sto facendo. Quindi adesso sto zitta. Sì, sono pronto. Ha ragione, sai? È il giorno più importante delle nostre vite. Ci sono riuniti tutti nella sala grande, vieni? Ti seguo. Ecco, questa in teoria potrebbe essere veramente l'ultima opportunità per reclutare gli altri personaggi, ma... cioè, non ho altri personaggi da reclutare, quindi io non so che dire. Cioè, se ci sono veramente dei personaggi da reclutare... Cioè, se ci sono altri personaggi da reclutare, io non ne sono a conoscenza. Perché tutti quelli che potevo reclutare qua li ho reclutati. Dice, è vero, posso teleportarmi e posso fare un giro in tutte le città. Per controllare magari zona per zona, casa per casa, buco per buco, però... ripeto, io sono convinto che... non lo so. Questi ultimi personaggi saranno tutti personaggi di trama, perché... se io faccio i calcoli, ripeto, se io faccio i calcoli a mente... ci sono Electra e Maxim, che non si sa che fine hanno fatto, e devo comunque reclutarli. In un modo o nell'altro devo reclutarli. Poi, il generale, questo qui che abbiamo appena visto, Elduin, là come si chiama, sicuramente si schiererà dalla nostra parte, grazie a questa cosa che ha fatto vedere il papà di Sein, che potrebbe essere appunto la chiave di volta. Poi c'è Lin, e quindi sono quattro, e poi me ne mancherebbero altri due. Questi altri due chi sono? I draconici? Quelli che si opponevano al loro re? Perché non ho altro, non so che altro dire, che altro fare. Vediamo. Wow, siamo tutti qui. Scusate il ritardo. Non è da lei, Milady. Avevo delle faccende di cui occuparmi. Ci sono tantissime cose da preparare. Sei pronto a iniziare? Vedi, per Riel veramente, cioè, potrebbe veramente deludermi alla fine del tutto, potrebbe deludermi proprio alla fine. Sì, è il momento. È arrivato il giorno in cui si svolgerà la battaglia finale contro il duca Aldrich e la sua legione imperiale. Oggi si compie il nostro destino e quello di tanti altri. Il duca Aldrich vuole rivendicare il potere delle lenti runiche per i suoi scopi, sacrificando vite innocenti. Dobbiamo fermarlo, a tutti i costi. Guardatevi attorno. Tra noi ci sono genitori, figli, fratelli, amanti e amici, sia vecchi che nuovi. Gente con case e nazioni in pericolo, con ideali e culture in bilico.
Abbiamo tutti qui qualcosa che vale la pena proteggere e lotteremo fino all'ultimo per farlo. Insieme lotteremo, insieme trionferemo. Per il bene della gente e dei luoghi che amiamo, rivendichiamo insieme questa vittoria. Siete pronti a far vedere ai Galdeani cosa si fa l'alleanza? Abbiamo passato tante notti insonne a preparare armi ed equipaggiamento e sappiamo che i nostri sforzi non saranno invano. E se vi è piaciuta la colazione, vi piacerà ancora di più il banchetto per la vittoria di stasera. Noi crediamo in te. Lotteremo per la gloria di tutte le razze. Questi codardi imperiali non hanno scampo. Ma dai, basta queste cose che vibrano. Queste sono le nostre terre, è il nostro dovere difenderle e così sarà. Fratelli e sorelle dell'Alleanza, per la vittoria! Movimento Legione Cavalleria meno 1. Allora, fatemi vedere. Ok, ci siamo. Questa giornata segna la fine della Lega delle Nazioni. Ma no, secondo me non è questa la battaglia finale. Congratulazioni, Sua Grazia. Già, è iniziato un nuovo capitolo, ma questo è solo un paragrafo della mia grande storia, perché la guerra continuerà. Posso contare sulla tua continua lealtà? Io, la mia spada e la mia vita apparteniamo a lei, Sua Grazia. Ci sono tante cose che ancora sono rimaste in sospeso, quindi non finirà qua. Cioè, questa secondo me è soltanto un preludio della fine. Ci sono ancora delle cose in sospeso. Che idioti patetici. Cosa vogliono ottenere con metà, anzi, meno di metà dei nostri numeri? Ecco perché quella donna preferisce umiliarsi fuggendo. Umiliarsi? Lotteranno per il re e il paese fino alla fine. Spero solo che capiscano che io farò lo stesso. Luca Aldrich contro la Lega di Luca Aldrich contro la Lega di Noah. Quindi dobbiamo concentrarci solo su di lui, praticamente. Gli altri sono completamente innocui. Va bene. Avanza, solo lei avanza. Mettete l'Alde Drakkar in prima fila, avanzate. È ora che i nostri nemici vedano il nuovo volto della guerra. Li sacrificherò al mio altare della vittoria. Minchia. Forza, miei cadaveri sconsacrati, all'attacco. Se non troviamo un modo per fermare quella cosa, neanche il piano migliore del mondo ci salverà dalla distruzione. Madonna, c'è anche il drago lì che avanza. Il drago bianco, il drago nero, occhi rossi, cioè. Va bene. Dai, avanzate, state avanzando. Venite. Distruggerò la città. Pensavo che quel maledetto stratega avesse un piano. È qui, è venuto per noi. Oddio. L'albero antico. Ah, questa è la scena che si vede nel trailer. Ecco, vedi, c'è lo spirito guardiano là che ora combatte contro il drago. Wow, cos'è? Posso averne uno? È il Dendriarca? Forse sto avendo un esaurimento nervoso. Sì,
È lui, il Dendriarca, che ora combatte con noi. Madonna mia. Come ha fatto una forza primitiva come i Silvani a ottenere un tale potere? Lasciate perdere il drago, avanzate. Sì, sì, venite, venite, che io qua ora vi circondo e vi ammazzo. Bene, è giunta l'ora. Manda il segnale, Junkies. Sì, milady. Vedi, loro la stanno organizzando qualcosa. Ecco il segnale di quella codarda. Almeno è stato abbastanza intelligente da capire che una pianta cresciuta troppo non cambierà il suo destino. Allerta le truppe. Di loro di fermarsi momentaneamente e di astenersi dal combattere. Subito, Sire. Visto che la battaglia è già in corso, andrò personalmente per assicurarmi che non resti ferita in mezzo al trambusto. Ti preoccupi troppo. Vedi? Lui, con sta scusa, che adesso mi vuole seguire, è il momento giusto per poterlo portare dalla nostra parte. È proprio esattamente il momento giusto. Allora, loro invece adesso li sposto in avanti qua. Anche loro li sposto in avanti qua. Esatto, perché loro ora si spostano in avanti e noi li circondiamo. Che succede, Hendrik? Non ne sono sicuro, sua grazia. Sembra che i Kenaniani si siano fermati. Si sono fermati? Che sta facendo Volmoris? Adesso mai più. Manda il segnale, Kerry. Bene, sono assolutamente pronta per farlo perché sono perfetta. Ah, ora ci sono gli elfi che spuntano. E boom, distruggetela, ragazzi. Ah, no, invece. Come osano farmi aspettare così a lungo? Anche uno come me inizia a perdere la pazienza. Non osare, schiavo, sei già abbastanza decomposto. Sì, possiamo procedere e basta? Certo, perché mancano loro. Sai che fare, giusto? Certo, tutti i guardiani conoscono i segreti delle rune. Molto bene. Allora seguimi e focalizzati sulla lente grezza. Madonna, stiamo facendo veramente il colpaccio incredibile. Ora i redivivi giustamente spariscono. Esatto. No. No. Che pessimo trucchetto è questo? Che sta succedendo? Cosa diavolo è questo rumore? L'esercito dei redivivi si sta trasformando in polvere. Tempismo perfetto. Il clan Favud e gli elfi stanno con la Lega delle Nazioni. Adesso fatemi vedere come volano le nostre frecce. I arcieri, incoccate. Arcieri, lanciate! Li abbiamo inculati. Sono Electra, generale dell'esercito non ristariano, e ogni attimo della mia vita l'ho passato ad attendere questa giornata. Ascoltatemi, soldati. Avete subito troppo a lungo le offese dell'impero e sopportato l'insopportabile per il vostro paese. Ora loro qua si ritirano. E poi andremo noi da loro a prenderli. Ma insieme concentreremo la nostra rabbia in una singola potente lama. Oggi supereremo il dolore e vendicheremo la nostra amata Atrabat. Adesso annientiamo quei cani di Kenan. Carica! Ecco qua, indeboliti. È un imboscato. Che siano maledetti quegli elfi, dannati sopravvissuti. Controattaccate adesso, mandate tutti. Non possiamo, Sire. Ai soldati è stato dato l'ordine di ritirarsi. Le nostre formazioni sono nel caos. Ferma subito questo caos, Vordis. Il generale Vordis è al fronte, Sire. Cadranno delle teste per questo. Riformate subito i ranghi, a tutti i costi. Vedi, è proprio inculata. Gli elfi si stanno dando da fare. Aspetta, quella non è... Il generale Electra? Evviva! Oh, sì, 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 bene! Eccala! Sono il generale Electra di Norristar, seguitemi! Quella stanno combattendo.
Ora possiamo iniziare ad avanzare. Ora ci siamo. Stiamo facendo molti più danni noi. Perché loro sono indeboliti. Esatto. Oddio, quelli sono scappati dall'altro lato. Che diavolo sta succedendo lì fuori? L'esercito delle divise è stato annientato, sua grazia. Le nostre truppe sono state assaltate sia dagli elfi che da un gruppo di sopravvissuti di Norristar, guidati dal generale Electra. Non mi importa dell'imboscata, abbiamo più del doppio dei loro numeri, quindi andate là fuori e distruggeteli. Sua grazia, mi scusi, sua grazia, ma... Sì, che c'è adesso? Guarda, ora c'è il ribaltone. Eccolo! Bellissimo! Bellissima questa parte! Io lo sapevo che lui si schierava dalla nostra parte, l'ho detto! L'ho detto che c'era il drago che si schierava con noi. Bellissima questa parte! Guerrieri di Kenan, d'ora in poi rinuncio al mio giuramento. Da questo momento seguirò l'onore e lotterò per l'alleanza. Ecco, e già abbiamo Maximus, Electra, Bordis che si uniscono a me. E già sono tre. Ora c'è anche il generale, secondo me, questo qua dell'impero. Quello con cui ha parlato il padre di Sain, e sono quattro. Il mio nemico è il Duke Aldrich e il suo maledetto impero. E se in quel posto lo sapete anche voi, allora seguitemi e prendiamoci la vittoria. Ah, eccolo, anche lui. Perfetto, ci sono tutti i personaggi. Tutti. Da ora in poi staremo con il generale Bordis. Faremo vedere a quei galdeani di cosa sono fatti i guerrieri dragonidi. Gli sporchi traditori dei dragonidi. Alle armi, alle armi. I kenaniani si sono rivoltati contro di noi. Che significa tutto ciò? Bordis, hai giurato fedeltà al re. Non ho più un re. Hai accusato Lady Periel di essersi umiliata quando ha detto di avere cose più importanti da proteggere oltre all'onore e alla gloria. L'hai sbeffeggiata. Ma in realtà tu non sapresti riconoscere la nobiltà neanche se ti prendesse per le corna. Risparmiami questa momentanea crisi di coscienza. Oh, questa non è una crisi. Con ogni fibra del mio essere ti rinnego. Madonna. Che ribaltone! Che ribaltone! Che ribaltone! E ora c'è lui! C'è Goldwyn che si unisce a noi anche! C'è anche Goldwyn che si unisce a noi! Vedi, questi sono alleati e sono già praticamente tutti con noi. E ora ci sono loro due che anche che si uniscono. Qua c'è movimento cavalleria meno uno. Noi abbiamo cavalleria, sì. Allora, facciamo così intanto. Ok, sì. Quelle lucertole di Kenan hanno davvero avuto il coraggio di tradirmi. Ma perché adesso? Spargete la voce. Voglio che attacchiate a tutto campo la forza principale dell'alleanza. Chiunque vi porterà la testa di quel maledetto ragazzo che li guida avrà una generosa ricompensa. Tu li guiderai, Goldwyn. Te lo ordino in nome del tuo imperatore. Ah, ecco. E ora qua lui dice: non c'è nessun imperatore qui. La guerra è un'opportunità. Bisogna cogliere l'occasione giusta nel momento giusto. E non c'è mai stato un momento così perfetto. Non oseresti? Aldrich, maledetto traditore, i tuoi crimini sono stati svelati. Lo sapevo, bellissimo. Hai assassinato il vecchio imperatore e sequestrato suo figlio per usarlo come pedina. Idiozie, hai le prove? Nella mia mano c'è una lettera di sua eccellenza in persona. Mi è stata affidata da un numero di individui di sani principi che a costo di perdere la propria vita sono riusciti a eludere la tua rete di sorveglianza. Ascolta, Aldrich, per ordine di sua eccellenza Ishmal Pretantis, imperatore del regno dell'impero caldeano, l'assassino di suo padre sarà condannato. No,
No, impossibile, no. Un attimo, guardate laggiù. È il generale Goldwyn? È lui, il generale lotterà con noi. Non riesco a crederci, ma credo che tu abbia ragione. Ma perché? Cos'è successo? Ricordi quello che ti ho detto la scorsa notte, comandante? Che la vittoria dipende da cosa abbiamo dentro e che per questo motivo avremmo vinto? Quindi è davvero così semplice. Non ascoltare neanche una parola di quello che sta dicendo, Noah. Non puoi fidarti di un furfante qualsiasi che manda una signora in un campo nemico a far finta di essere una ragazzina in difesa. Ecco, vedi? Era un piano. Era tutto ben congegnato. Sono d'accordo, per non parlare di tutte le volte in cui mi ha mandato in territorio imperiale a spiare l'ufficio dei servizi segreti. E insisteva che avrei dovuto fare il donnaiolo per evitare di attirare i sospetti. Un attimo, cosa? Io ci avevo davvero creduto. E vabbè, lamentatevi dopo. Adesso dobbiamo cogliere questa occasione. Ha ragione. Prendete di mira la forza principale di Aldric. Avanzate! Ci penso io! Ora si ritirano. Vermi impudenti. Mamma mia! Che cosa si è venuta a creare? Madonna, cosa si è venuta a creare! Tutte le mie previsioni si sono avverate però, Le ho azzeccate tutte, le ho azzeccate. E vabbè, ma me lo immaginavo succedesse una cosa simile. Me lo immaginavo. Me lo immaginavo semplicemente perché conosco questa modalità di storytelling. Quelle si stanno ritirando pure. Approfittiamone, via, spostiamoci, easy. Ora li difenderemo. I dragoni mi sa che però li perdono, Sono scoperti. Infatti. Bravi, venite qua dietro, venite qua dietro. Lì è stato eliminato. Lì dobbiamo fare attenzione che... qui dovete fare attenzione. Noi qua dobbiamo avanzare necessariamente. Ora voi qua siete tutti da questo lato. Lei non si può spostare di qua. E lei la facciamo andare di qua. Buono, lì ora sono in tre. E noi ora lì avanziamo. Lì sono forti. Lì ci sono i draghi che sono stati buttati giù. Speriamo che questa cosa non comprometta nulla. Sì, se ritiratevi che ora qua ci pensiamo noi. Ora qua siamo pronti.
Ok, qui ci potenziamo. Perché tanto ora ci verranno addosso. A posto. Soccorso sarebbe stata buona però da quel lato. Ok, qui ora eliminiamo praticamente tutto quello che c'è da eliminare. No, questo carica non mi interessa. Ecco, questi li attiriamo. Lei si sposta di qua, così sono 3 contro 3, cioè 3 contro 1. Ah sì, ecco, ovviamente. E qui ovviamente ci spostiamo. E ora qui ci divertiamo. Purtroppo lì subiremo tanti danni. Elektra e l'elfo sicuramente verranno spazzati via. Però dopo infatti la legione di Elektra è stata sconfitta, ma non è un problema. Non è assolutamente un problema. Ok, qua ora ci potenziamo. Poi tu cos'hai? Provoca. Vai, li indeboliamo. E qui ora invece ci spostiamo tutti di qua e andiamo. Via. E ora ci divertiamo. Madonna mia, guarda che casino ora che facciamo qua. Madonna, lo abbiamo massacrato. Il re è rimasto. Ah, il re non si è mosso. Il re non si è mosso. Il re, cioè il re, il duca. Barnabas lo mando con gli altri. No, vabbè, qua non c'è bisogno. Madonna, li ho circondati tutti. Li ho circondati tutti. Madonna, che bella questa parte. Bellissima. Veramente bellissima. Bellissima. Sconfitti.
Sporchi insignificanti vermi. Non permetterò che tocchiate sua grazia neanche con un dito. Abbiamo vinto.